Maurizio Ciarma ha fatto un comunicato ieri per mettere in guardia contro il razzismo e dice: non sottovalutiamo questo episodio. Beh, mi pare gravissimo che un ragazzo venga accoltellato alla gola e poi gettato in un fosso. Probabilmente chi lo aveva aggredito pensava di averlo ammazzato. Insomma, sono scene da Ku Klux Klan, da sud degli Stati Uniti negli anni 50. L'Italia sta diventando un paese irriconoscibile, da terra di migranti che sono andati i nostri nonni, bisnonni negli Stati Uniti, in America Latina, nel nord Europa, nel nord Italia. Stiamo diventando un paese di matti razzisti, di fanatici. La seconda volta che accade nella Valle Peligna, l'anno scorso ci fu l'irruzione col ferimento di un immigrato dal Gambia che non ha fatto assolutamente nulla. Io credo che ci siano delle responsabilità politiche in questo clima, che sono innanzitutto di Salvini e Meloni e dei loro partiti, della loro incessante propaganda che aizza all'odio razziale e che crea un clima in cui la gente si sente autorizzata a fare, ovviamente parliamo di balordi probabilmente, però cose di questo tipo. Credo che vada fatta piena luce e credo che il presidente della regione, a nome degli abruzzesi, debba andare a trovare questo ragazzo per dirgli che noi non siamo così, e spero che non lo siano neanche quelli che votano per Salvini e Meloni.